con la DD coin, e quindi questo significa che è un effetto causale e non correlazionale. So here's a comic showing the limitation of ascribing to only one theoretical approach. Ecco qui un esempio di approcciarsi con un solo approccio teoretico. The client comes in thinking, wishing, I hope he treats the problem I have. Quindi il paziente entra pensando, spero che il terapeuta tratti il mio problema, il problema che ho. And the therapist, who is Marv Goldfried, is thinking, wishing, I hope she has the problem I treat. E quindi il terapeuta si approccia sperando, invece, spero che la persona che sta entrando abbia il problema che io posso trattare. When that happens, we call that the lethality, the mortality of one size fitting all. E di conseguenza qui si presenta il problema di appunto dire che un solo metodo va bene per tutto. And I wish I could be with you in person to see whether you think that's funny or not. E vorrebbe essere di persona per vedere la nostra reazione, se questo ci fa divertire o meno. In New York, they think this comic is hilarious, but they think it's insensitive in California. Quindi, per fare un esempio, a New York questo potrebbe essere divertente, ma in California invece potrebbe traumatizzare un po' la sensibilità. But I won't know how it plays in Italy. Quindi non ha idea di come arrivi a noi in Italia. So we all agree in principle. We need a different therapy for each patient, but we need to know as clinicians how exactly can we fit or personalize therapy to the patient in ways that we know will work. Quindi sappiamo in generale che è importante personalizzare la terapia, che c'è un metodo per ogni paziente, ma dobbiamo sapere come clinici quali sono gli strumenti che ci possono portare a effettivamente personalizzare questa terapia in modo dimostrabile. And that's why we've been conducting these meta-analyses over the last 20 years. Ed ecco il motivo per cui abbiamo condotto queste meta-analisi negli ultimi anni. I sometimes call this what every clinician knows. Ecco quello che chiamiamo ciò che tutti i professionisti sanno. No treatment works for everyone, and what works for one person may not work for another. Seasoned therapist knows that. Non tutti i trattamenti funzionano per tutti i pazienti, e ciò che funziona per un paziente potrebbe non funzionare per un altro. In psychotherapy research, we frequently characterizes is Gordon Paul's iconic question, what treatment by whom is most effective for this individual with that specific disorder? Già nel 1967 Paul pose questa domanda, quale trattamento per quale persona è più, da quale persona viene disposto e è più efficace per questo individuo, per questo specifico problema? But we also know that matching therapy to a disorder alone is woefully incomplete and not always effective. Quindi il provvedere a fornire una psicoterapia specifica a un disturbo è incompleta e non sempre efficace. As a consequence, we must adapt, personalize, or fit therapy to the transdiagnostic features of the individual patient. E di conseguenza ecco perché dobbiamo adattare e personalizzare anche in base a dei tratti transdiagnostici dell'individuo e del suo particolare contesto. And this goes by scores of different names: treatment adaptation, responsiveness, customizing, attunement, tailoring, matchmaking, prescriptive, individualizing. Ed ecco perché ci sono diversi fattori che vengono a contribuire a questo, che è l'adattamento, la responsabilità dell'individuo, il customizing, il trattamento, il personalizzarlo, il intensificarlo, o
il cambiare prospettiva e l'individualizzarlo. But by whatever name, it's to create a new therapy for each patient in ways that enhance success. E quindi ecco perché è necessario creare una nuova terapia su ogni nuovo paziente, così da poter massimizzare il successo di essa. And we do so by tailoring to the particulars of a patient, but according to the general research evidence. E quindi possiamo farlo potendo approdare anche ai particolari del paziente, ma sempre in base anche alla evidenza della ricerca al momento disponibile. Or, as the founder of modern medicine, Sir William Osler, said in 1906, it is much more important to know what sort of a patient has a disease than what sort of disease the patient has. E quindi, come il pioniere della medicina moderna, William Osler, nel 1806, disse questa frase: è molto più importante sapere quale tipo di paziente ha un problema che quale tipo di problema ha un paziente. So, colleagues, this is an old idea that thankfully has now become to evidence-based fruition. We do know what works. Quindi questa è una vecchia idea, ma noi che noi sappiamo che cosa funziona. So when the client presents with this feature, stage of change, preference, reactance level, then the practitioner considers doing this. E quindi quando il paziente si presenta con questo particolare, quindi può essere un termine in termini di responsiveness e di adattamento, di personalizzazione, quindi consideriamo fare ciò. In this way we match to the entire person, not only diagnoses. E quindi di conseguenza noi riusciamo ad arrivare al paziente in modo più olistico e non solo riferendoci alla diagnosi. We repeatedly emphasize that our research is focusing on these transdiagnostic features, but obviously the diagnosis matters as well. Quindi noi ci focalizzeremo sicuramente sui particolari transdiagnostici che predominano in una fase, ma sempre riferendoci alla diagnosi. Here's what 20 years of meta-analyses indicate works in personalizing or tailoring therapy. Ecco, quindi negli ultimi 20 anni che cosa è stato enfatizzato dalle meta-analisi che risulta essere importante? Here are six demonstrably or probably effective ways of increasing treatment success. Ecco, queste sono degli aspetti che hanno contribuito all'evidenziare come i successi della terapia aumentino. And a cordial reminder, I'll be sending these slides to Gianluca immediately at the end of this presentation. So no need to scribble. You'll have these within an hour or two. Non c'è bisogno di prendere appunti, tutte le slide verranno inviate a tutti i partecipanti alla fine dell'intervento. So, when we personalize to the patient's reactance level, culture, preferences, religion, stages of change and coping style, we increase success and decrease dropouts. Quindi quando ci focalizziamo sul personalizzare la terapia in termini di livelli di reazione, cultura, preferenze, spiritualità e religione, e il cambiamento e il coping, noi aumentiamo il successo della terapia e riduciamo i dropout. Now, of course, this is an SPR meeting, so you know you're going to get some numbers coming. E sappiamo che siamo in un meeting SPR e quindi adesso arrivano un po' di numeri a cui guardare. So there'll be a slide or two on each of the meta-analyses. I'll be focusing on the principal results, but you know there's lots of moderator variables, caveats and the like, but in our time today I'm hitting the highlights. Quindi oggi adesso andiamo a guardare i punti cruciali. Just thank me as Joe Biden, born in Scranton, Pennsylvania. Okay. All right. Reactance level. This is the meta-analysis by Larry Butler and colleagues. You want to
Scusami, Agostino. No, I'm sorry, John. I livelli di reazione, prego. Okay, so reactance level is a trait. It's not a state like resistance. Reactance refers to being easily provoked and responding oppositionally to external demands. Excuse me, John, you're telling me that people cannot hear me well? Oh, okay, I'll wait. So I may just, okay. Is it okay? Can you hear me, John? I hear you fine. Sì, sì, ti sentiamo, Silvia. Okay. Okay. I'm sorry, John. Please go on. So reactance level is a trait, not a state like resistance. It refers to the individual's propensity to be easily provoked and then to respond oppositionally to external demands. Quindi il livello di reattività è un tratto, non è uno stato, e si è facilmente provocati, e il livello di rispondere opposizionalmente ai fattori esterni. So think of it as a normal distribution, as a personality trait, with people high in reactance being defiant, and people low in reactance being compliant. Quindi, per quanto riguarda i due punti sul continuum, una persona con alti livelli di reattività è, may you repeat, please, with higher levels? Higher reactance would be defiant, and lower reactance would be compliant. Cooperative. Ok, quindi i primi sono si oppongono, ok, sono più sono tratti più oppositori, mentre un basso livello di reattività sono più collaborativi. So a very high reactant patient would be an antisocial narcissist like Donald Trump. Quindi in un paziente con alti livelli di reattività, per esempio Donald Trump, nel caso specifico con alti livelli di narcisismo. And a very low reactance patient would be an excessively cooperative, even dependent person. E invece una persona con bassi livelli di reattività sarebbe molto più collaborante. Now this matters because how you treat these people differ remarkably. E quindi questo è importante perché tu quando ti relazioni a queste persone, il modo in cui lo fai può effettivamente cambiare per il paziente. Larry Butler and his students identified 13 studies involving 1,200 patients and found a large effect, a D of 0.78, almost 0.80, for matching how directive you should be. E quindi nella ricerca di Edward e Butler noi vediamo questa meta-analisi svolta su 13 studi comprendenti 1200 partecipanti hanno quindi dimostrato un alto effetto dell'importanza di concordare la direttività del terapeuta alla reattività del paziente. The important take-home implication is shown in the last two bullets. High reactance patients benefit more from emphasizing their self-control, minimal therapist direction, and if you're so inclined, the use of paradoxical interventions. E quindi ciò che possiamo dedurre dalla ricerca è che pazienti con reattanza alta beneficiano di più da una terapia con minima direttività e soprattutto
interventi di paradosso. By contrast, low reactance clients benefit more from therapist directedness and your explicit guidance. Invece, per quanto riguarda una bassa reattanza, i pazienti beneficiano di più dalla direttività del paziente e da una guida esplicita. To the age-old question of how directive should a therapist be, the answer, the evidence-based answer is, it depends on the patient. E quindi alla domanda quanto deve essere un terapeuta direttivo, la risposta è dipende dalla reattanza del paziente. Another way of personalizing psychotherapy is to the patient's culture, specifically in this meta-analysis, their race and ethnicity. Un altro tratto è la cultura, specifico tratto studiato in questa meta-analisi. This meta-analysis found 99 experimental studies involving almost 14,000 patients evaluating culturally adapted therapy versus traditional non-adaptive therapies. Questa meta-analisi ha visto 99 studi comprendenti quasi 14.000 partecipanti che è stata condotta per valutare l'impatto del condurre una terapia adattata culturalmente versus una terapia non tradizionale adattata. The meta-analysis found a D of 0.5, a medium effect size, meaning that culturally adaptive therapies work better than non-adaptive therapies. Cultural fit works. Quindi i risultati puntano in favore di un effetto medio che una terapia culturalmente adattata funziona di più che una terapia non culturalmente adattata. Of course, you can adapt to clients' culture in lots of ways. The bottom bullet shows these. 75% of the study used the client's preferred language, 75% incorporated cultural content, 52% addressed context. E quindi questo si può fare in vari modi e l'ultimo punto evidenzia appunto alcuni di questi per adattare culturalmente una terapia. Il 75% utilizzò la lingua di preferenza del paziente, il 75% incorpora anche valori e contenuti culturali, mentre il 55% riconduceva la stessa etnia tra il paziente e il terapeuta. This meta-analysis has already been cited thousands of times along with the others because it now demonstrates it's just not human sensitivity to match culture, but it actually enhances treatment success. E quindi questo va a sottolineare un punto aggiuntivo all'idea che non è solo una questione di sensibilità nei confronti del paziente, ma è proprio un fattore che va a implicare il successo terapeutico. The more cultural adaptations used, the larger the effect size in that study. E quindi il maggior livello di adattamento culturale disponibile, più è alto la grandezza dell'effetto. And the single most effective adaptation, of course, is to a patient's language. E in particolare uno dei principali è alla lingua madre del paziente. After our break, I'll be focusing specifically on patient preferences, but I'll cover the research support now. Ecco, prima di passare alle preferenze, guarderemo alla ricerca disponibile fino adesso. This meta-analysis concerns... Oops, sorry. 51 studies, and remember, these are experimental studies involving more than 16,000 patients, comparing clients matched to their preference versus clients non-matched to their preferences. La meta-analisi di cui parliamo adesso comprende 51 studi con più di 16.000 pazienti che paragona i risultati di clienti matchati con la loro preferenza verso quelli non matchati con la loro preferenza. Now what's interesting is that some of the non-match clients actually got the treatment they preferred because they were just randomly assigned.
da sottolineare il fatto che alcuni di quelli non matchati hanno comunque ottenuto il trattamento di preferenza perché è stato randomizzato. The statistical consequence means that the effect size of 0.28 is actually smaller than it would be in real life or routine practice. E questo giustifica il perché l'effetto, la grandezza dell'effetto è più bassa di quella che potrebbe invece essere nella realtà. Nonetheless, you see a D of 0.28 in favor of patients matched to their treatment role or therapist preferences. Ad ogni modo, vediamo una grandezza dell'effetto di 0.28 in favore dei pazienti che sono stati matchati alle loro preferenze. Hence, you can count on modest to medium increase in improvement for patients receiving their preferences. E di conseguenza possiamo affidarci al significato che questo ha in termini di grandezza moderata e media in miglioramento dell'outcome terapeutico per coloro che hanno appunto ricevuto un trattamento di loro preferenza. But the news is even better. In 28 studies, those patients not receiving preferences almost dropped out twice as likely. E in 28 studi, coloro che non ricevevano il trattamento basato sulle proprie preferenze erano quasi il doppio più probabili che lasciassero la terapia. Just think about that, friends. When we work with entire clinics and organizations, if they initially accommodate client strong preferences, they reduce their dropout rate by half. E quindi impostare la propria terapia sul dare voce appunto a queste preferenze e adattare la terapia a queste preferenze può incidere sul ridurre della metà il dropout. That's a huge impact because we know in the United States, on average, between 25 and 35% of patients drop out early. E questo è importante soprattutto negli Stati Uniti. Sappiamo che in terapia quasi il 25-35% lascia la terapia prima del necessario. So when people ask me, well, why do you spend most of your time on the stages and preferences? My answer is obvious. It's because they have the largest impact on daily practice. E quindi quando viene chiesto perché ci si chiede e ci si sta ponendo questo dubbio ed è perché le preferenze del paziente sono il fattore che contribuisce di più alla terapia. We'll continue our general overview of the research evidence and come back to preferences in our second half. Ok, quindi adesso continuiamo con una panoramica generale. Another effective way of personalizing psychotherapy is to the patient's religious or spiritual commitments. E quindi un altro dei fattori molto importanti all'interno di questa ottica è puntare anche alla religione e alla spiritualità del paziente. In their meta-analysis, Josh Hook and Ev Worthington located 97 studies on religious, spiritual, accommodative psychotherapies, which were then compared to secular or non-religious spiritual therapies. E quindi la ricerca condotta da Hook vede 97 studi con più di 7.000 pazienti che paragonava una psicoterapia accomodata alla religione e alla spiritualità verso un'altra non accomodata su questi due temi. At first blush, patients in religious spiritual therapy show greater improvement on both psychological and spiritual outcomes. Quindi, a primo occhio, i pazienti che hanno ricevuto una terapia accomodata a fattori religiosi e spirituali hanno dimostrato un maggiore miglioramento sia per quanto riguarda appunto il lato psicologico che spirituale. But in more rigorous dismantling designs, it showed that there was really no difference in psychological or mental health outcomes, but still there's a strong difference
in enhancing spiritual outcomes in the religious spiritual therapies. May you please repeat how this works? Sure. So, thank you. At first blush, looking at all the studies, it seemed that the religious spiritual therapies were better both in psychological and spiritual outcomes. Ok, quindi è ribadito il primo concetto dove appunto terapie che si focalizzavano sia su religione e spiritualità avevano degli outcome migliori sia su fattori psicologici che spirituali, ok? But when we looked more closely at dismantling designs in which the two therapies, religious and non-religious, were identical, we found slightly different results. Ok, quindi quando invece avevamo le due terapie simili, alcune verso un approccio più verso la preferenza religiosa e spirituale e l'altro meno, abbiamo quasi gli stessi risultati. So it turns out the psychological outcomes are equivalent for religious and non-religious therapies. E quindi abbiamo l'outcome psicologico come equivalente sia per le terapie che hanno carattere religioso che non. But the spiritual outcomes, feeling closer to their God, feeling more spiritually at peace, favor the religious spiritual therapies. E invece per quanto riguarda l'outcome spirituale, ovvero sentirsi più vicini e più in linea con la propria spiritualità, era a favore invece, veniva incrementato dall'adottare una terapia focalizzata sulla religione e la spiritualità come preferenze. For practice, what that means concretely is that you will have the same success in psychotherapy if you personalize to the patient's religious and spirituality, plus you'll have the added spiritual bonus. Quindi questo significa in pratica che condurre una psicoterapia con focus sulle preferenze del paziente che includa anche la religione, la spiritualità, avrebbe lo stesso effetto su l'aspetto psicologico e in più che il condurne una non focalizzata e in più però aggiungerebbe un outcome maggiore in termini di spiritualità. This has been a profoundly important meta-analysis for those conducting psychotherapy with a spiritual inclination. E quindi questo è stato una meta-analisi molto importante per coloro che conducono una terapia molto focalizzata appunto sulla spiritualità o la religione. Well, you know, when John Norcross talks, he's going to sneak in some stuff about the stages of change. E quindi sapete che adesso, siccome abbiamo il nostro ospite Norcross, arriviamo agli stadi di cambiamento. So when we talk about stages of change, we're talking about pre-contemplation, contemplation, preparation, action, and maintenance. Stages. E quindi quando parliamo degli stadi di cambiamento, parliamo della pre-contemplazione, della contemplazione, la preparazione, l'azione e il mantenimento. Many practitioners forget, in fact, that stage matching began in order to personalize and improve treatment. Ecco, alcuni terapeuti dimenticano che l'identificare e il matchare la terapia allo stadio del cambiamento dove si trova il paziente è stato uno dei primi tentativi di personalizzare la terapia. Today, virtually all textbooks and licensing exams ask about the stages, but people forget the purpose was stage matching. Questo suggerisce cosa è successo nel perdere il focus iniziale di questo approccio. So in this meta-analysis, Paul Krebs, my student, I and Jim Prochaska found 47 psychotherapy studies. E quindi uno studente di Norcross, Krebs, e un collega, Prochaska, hanno identificato in questa meta-analisi 47 studi. And I should have said this earlier, these meta-analyses are only concerning psychotherapy studies. There's hundreds of other studies on health promotion, cigarette smoking, and the like.
E questo è da sottolineare in quanto questi studi si riferiscono solo a delle pratiche di psicoterapia, quindi escludono tutte altre interventi di promozione della salute in altre forme che non siano una psicoterapia. So the effect sizes are 0.7 to 0.8, large effect size for doing different change processes at different stages of change. E quindi i risultati sono di media e larga grandezza, 0.7 e 0.8, per i diversi processi di cambiamento a diversi stadi di cambiamento. In 76 different psychotherapy studies, the patient's stage also reliably predicted psychotherapy outcomes. E quindi in 76 studi gli stadi prevedevano l'andamento della terapia, il successo della terapia. Not surprisingly, pre-contemplation predicts dropout and low success, whereas patients coming in preparation predict engagement and high outcomes, high success. Excuse me, can you repeat this again? Not surprisingly, patients in pre-contemplation are more likely to drop out and experience low success. Ok, quindi i pazienti nello studio della pre-contemplazione era più facile che lasciassero la terapia prima del dovuto. Whereas patients presenting for psychotherapy in preparation are fully engaged and experience much better success. Invece quando i pazienti che si presentavano alla terapia nello stadio di preparazione erano più avevano più maggiori livelli di successo di mantenere e di perpetrare nella terapia. By personalizing therapy to the patient stage, one naturally has much better results. E di conseguenza, personalizzare la terapia su quale stadio il paziente si trova all'inizio automaticamente prevede la possibilità di aumentare i risultati della terapia. So here, for example, shows the psychotherapy systems most indicated, most effective when a patient is in a particular stage of change. E quindi qui adesso vediamo quali sono alcuni dei appunto metodi psicoterapeutici abbinati a funzionare meglio con i differenti stadi di cambiamento dove si può presentare il paziente. In the transtheoretical model, different psychotherapies are complementary, not contradictory, when embedded in the stages of change. May you repeat, please, in the transtheoretical model. Okay. Mm-hmm. Psychotherapy systems are complementary, not contradictory. Okay. Nel modello transteoretico, i diversi modelli di terapia sono complementari, non si contraddicono tra di loro. When embedded in the stages of change. Quando riferiti agli stadi di cambiamento. Everything works, but they work for particular stages and patients. Tutti possono funzionare, ma funzionano tutti. That's the mandate. Stadi di cambiamento particolari. That's the mandate and promise of personalizing. E questo è la base, appunto, della personalizzazione. Here's another way to personalize to the patient's coping style. Questo è un altro modo di poter personalizzare la terapia e che è attraverso gli stili di coping. Most of this research focuses on the habitual enduring patterns of externalizing versus internalizing patients. Il più della ricerca si focalizza su un pattern abituale e duraturo che è l'esteriorizzazione e l'internalizzazione. Interiorizzazione, sorry.
This is well established in children, childhood populations, but this meta-analysis concerns adults. Questo è vero per appunto la popolazione di minori, di bambini, ma questa meta-analisi si riferisce a pazienti adulti. So this meta-analysis finds medium effect sizes in 18 different studies. Questa meta-analisi ha trovato appunto una grandezza dell'effetto media in 18 studi. For practice, the bottom two bullets show the implications for routine practice. E gli ultimi due punti prevedono appunto come applicare questi nella pratica. Interpersonal and insight-oriented treatments are more effective among internalizing patients. Think Freud. Quindi si può vedere che tra coloro, i pazienti che hanno uno stile di coping verso l'interiorizzazione, beneficiano di più da terapie interpersonali e orientate all'insight. Right, so think Freud and his patients. They were largely internalizing patients. E quindi possiamo appunto vedere che anche i pazienti di Freud erano pazienti che avevano più tratti da interiorizzanti. On the other hand, symptom-focused and skill-building treatments prove more effective among externalizing patients. In alternativa, invece, abbiamo che un approccio terapeutico, una terapia orientata ai sintomi e al costruire le proprie skill ha più effetto tra coloro che sono pazienti con stili di coping esteriorizzanti. Think how you're going to treat the 6-year-old attention deficit disordered kid or conduct disordered adolescent who is messing up your therapy office. Quindi questo si potrebbe applicare quando ti ritrovi comunque con un adolescente che ha disturbi del comportamento, per esempio. Which type of therapy works best? It depends upon, in part, the patient's coping style. E di conseguenza, quale terapia potrebbe funzionare meglio dipende in parte dallo stile di coping che il paziente riporta. So that's the 6 effective ways we know. Here are 3 promising practices, but there's insufficient research to judge how well they do. Ci sono già delle pratiche promettenti, ma che hanno un background di ricerca insufficiente per essere prese in, okay. Well, in toto. So we all know about attachment style, yes? You think? Quindi tutti siamo d'accordo sugli attaccamento, gli stili di attaccamento. So this is by Ken Levy, this meta-analysis. And in 30, go ahead. Okay, questa meta-analisi. He found in 36 studies, attachment security and treatment outcome had an effect size of 0.35. Quindi in 36 studi la relazione tra la sicurezza, un attaccamento sicuro e il successo del trattamento era di 0.35. It certainly makes sense that the better the attachment of the patient, the better the psychotherapy success. E di conseguenza si può dedurre che migliore è lo stile di attaccamento o la sicurezza dell'attaccamento e migliore è il risultato terapeutico. So it was very gratifying to find as well that the relationship between in-treatment improvement and attachment security and psychotherapy success also had a D of 0.32. E di conseguenza ecco perché l'effetto del migliorare all'interno del trattamento il livello di la sicurezza dell'attaccamento ha portato al risultato di un risultato sulla terapia di 0.32.
is I tell my residents, if you want to feel like an effective therapist on a particular day, take patients in the preparation stage with high attachment security. Quindi quando ci si vuole sentire dei terapeuti efficaci, bisognerebbe portare il proprio paziente a uno stadio di cambiamento, di precontemplazione, a un livello di attaccamento sicuro. And refer patients in pre-contemplation and attachment insecure to your enemies. E quindi riferire a come propri nemici coloro che sono dei pazienti in uno stadio di precontemplazione ma con attaccamento insicuro. Yes, they'll become lawyers. Entrano. So put simply, attachment and trust rule outcome and profoundly influence treatment outcome. Okay. Okay. All right. I've also said there's some encouraging work in the patient's gender identity and sexual orientation. C'è un grande lavoro adesso anche orientato all'identità di genere e all'orientamento sessuale. It's clear that patients benefit pre to post therapy in gay affirmative therapy. Si può dedurre che i pazienti beneficiano di un pre e post un trattamento, terapia, durante appunto un'affermazione. Mm-hmm. But there's very little controlled research on matching patients to gay-affirming therapy or comparative effectiveness. So this is a huge area for future research. Quindi al momento però c'è poca ricerca su l'importanza appunto di matchare terapie di affermazione di genere, identità. I'm frequently asked, but how about John? We routinely match therapist patients on gender, ethnicity, or religious spirituality. Doesn't that work? Excuse me, may you repeat, please? I'm frequently asked, John, should we not every day routinely match therapists and patient dyads on gender, ethnicity, and religion? So like male therapist, mm-hmm. male patient? Mm-hmm. Viene spesso chiesto se sia da prendere in considerazione quindi il matchare il terapista al paziente sulle basi di genere, etnia e religione o spiritualità. But as you probably know from reading the reviews, friends, that does not routinely work. E sappiamo che di routine questo nella quotidianità questo non funziona. So this has been a puzzle to researchers for years, and it's only recently been understood that it all comes down to the patient's preferences. E quindi questo è stato studiato in termini di che effetto avesse matchare il genere, l'etnia e la religione. E si è adesso trovata la spiegazione e si è ritrovata nella preferenza del cliente, del paziente. So if the patient expresses a strong preference for a practitioner of a particular gender ethnicity, that will work because you're matching on the patient's preferences. E di conseguenza, se il paziente esprime una preferenza nei confronti dell'avere a che fare con un terapeuta di uno specifico genere, etnia e religione, quello funziona nell'outcome terapeutico perché è settare la propria terapia sulla preferenza del paziente. However, automatically just matching patients does not work because it is insensitive in contrary to the patient's preferences. E di conseguenza semplicemente matchare il paziente di routine non funzionerebbe proprio perché non punterebbe al andare incontro alle preferenze del paziente. So in concluding this first section this morning, let's address a few questions. E quindi in conclusione di questa prima sessione della giornata rispondiamo ad alcune domande. The first one is, well, is that all you got, John? Aren't there others?
È tutto quello che c'è da sapere o c'è qualcosa di più? And of course, we're researchers. We've neither completed the search nor exhausted the means. There's more out there, but in order to conduct a meta-analysis, you need enough studies. E di conseguenza siamo ricercatori, sappiamo che c'è molto di più sul quale investigare, ovviamente servirà del tempo. Which is why every 10 years we update the research. Ed ecco perché ogni 10 anni aggiorniamo sulla ricerca. Thank you, update. Okay. Ci aggiorniamo sulla ricerca. Second question, what are the limitations of what you found? Seconda domanda, quali sono i limiti di quello che è stato? There is a real risk of investigator allegiance because the people doing the meta-analyses have done some of the studies themselves. C'è una possibilità di bias perché alcuni degli investigatori hanno studiato i propri casi studio. And you also notice there's some overlap among these transdiagnostic dimensions. E ovviamente c'è anche una sovrapposizione tra le dimensioni transdiagnostiche prese in considerazione in alcuni casi. Stages of change is a state measure and reactance is a trait measure, but they overlap about 0.30 correlation. Anche se gli stadi di cambiamento e la reattanza sono due stati diversi in termini di il primo è un tratto e il primo è uno stadio e il secondo è un tratto, comunque si sovrappongono per lo 0.3. And certainly a client's culture may influence his or her treatment preferences. E di conseguenza anche la cultura d'appartenenza di un paziente potrebbe influenzare le proprie preferenze. So personalized psychotherapy is similar to the premise of precision medicine. E quindi la psicoterapia personalizzata è simile a quella che è stata definita nelle premesse come una medicina precisa. We're sometimes adapting to the patient's disorder or diagnosis, but we are always adapting to the entirety of the person, the transdiagnostic characteristics. Quindi noi a volte ci adattiamo al paziente e alla diagnosi che ci porta, ma sempre ci adattiamo alle caratteristiche transdiagnostiche del paziente. So amid this, I know this morning, or a morning in the United States, I've sort of sent a torrent, a tsunami of meta-analytic statistics. So I want to take a moment as we end to consider the implications of these results. Quindi adesso che abbiamo appunto avuto modo di poter guardare i risultati di queste meta-analisi, possiamo prenderci un momento per considerare quali sono le implicazioni di questi risultati. When we adapt or personalize psychotherapy to the entire person in these 6 ways, we absolutely improve success and decrease dropouts. Quando noi adattiamo la terapia alla persona in tutte queste 6 modalità che abbiamo appena visualizzato, noi aumentiamo il successo terapeutico. In other words, the power of responsiveness, matching, personalizing, exceeds that associated with matching treatment method with a particular disorder. E quindi il concreto effetto del personalizzare una terapia supera il successo di abbinare un metodo terapeutico specifico a uno specifico disturbo. So friends, this is not clinical lore anymore. This is established scientific fact. E quindi questo non è solo un'implicazione clinica, è adesso, al giorno d'oggi, diventato materia di ricerca. Let's think of it this way. Comparing treatment A to treatment B, the 2 lines here.
Ok, quindi quando paragoniamo un trattamento A a un trattamento B, le due linee che possiamo vedere in blu e in fucsia. We know in comparative outcome results, usually the success is identical. An effect size of zero and the two curves would overlap perfectly. The dodo bird verdict of no difference. Quindi qui si può vedere appunto il dodo bird che prevede che non c'è differenza tra un trattamento A e un trattamento B e di conseguenza la grandezza dell'effetto è di 0.2. On those rare occasions when there is a genuine difference between treatment A and treatment B, it's usually an effect size of 0.2 as shown here. E quando c'è differenza tra i trattamenti, al massimo arriva ad essere di 0.2, come dimostrato nel grafico. If you spend your life trying to match a particular treatment method to a particular disorder, a D of 0.2 is all you can expect. Se quindi ci si concentra sul cercare di abbinare il miglior trattamento in relazione al disturbo, il massimo di effetto che si può ricavare è di D.2. By contrast, if you match as we have discussed this morning, in contrapposizione invece se si prova a adattare ciò di cui abbiamo parlato stamattina, then you obtain effects routinely between 0.5 and 0.8. Puntare quindi sulle preferenze cambierebbe la dimensione dell'effetto di e diventerebbe di D.8. So, optometrist or ophthalmologist, eye doctor, you know that? When you go to your eye doctor, optometrist, mm-hmm. Yes? Ok, quando andiamo dall'oculista. This one or that one? Yes? What would you say? Sorry? Your optometrist or ophthalmologist, when you're going mm-hmm, to glasses, mm-hmm. will say, is this clearer than that clearer? Ok. quindi un oculista in questo caso ci chiederebbe se è più chiaro, se questo è chiaro appunto. Ok, so which is clearer? If you ask that, Sylvia, which is clearer? This or that? I would say that. Or that? Yes, this or that? You want to be an effective therapist? Do this. It's mm-hmm. fact. E quindi se vogliamo essere dei terapeuti efficaci, lo dobbiamo fare. Dobbiamo guardare alle preferenze e non al matchare il trattamento specifico per il disturbo. It's pretty clear to me which one we want. That's personalizing to the entirety of the person. E questo è personalizzare il trattamento all'interezza dell'individuo, non solo per il disturbo, ma anche le sue preferenze. And now, Gianluca, we should take our 10 minutes. Okay? Yes, a break. Okay. 10 minutes. Prendiamo 10 minuti di pausa. Perfect. Okay. Well, time for a coffee, John. Thank you. Yes. All right. Allora, facciamo una pausa di 10 minuti, in maniera che possiamo un po' anche, considerato che siamo incollati al video stamattina, prendere un attimo di riposo e quindi ricominceremo adesso con la lezione di Norcross da 10 minuti. Grazie. And Gianluca, you'll tell me when to begin? Yeah, you can start now. All right, and it's about 10:27 here. What time should I stop for questions? I think you could speak for 4 to 5 minutes more. Okay. And then we have 15-20 minutes for discussion. Perfect. And the discussion will go through you or Sylvia? What's yeah, best and for Victoria, you? Victoria, yeah. And okay. We collect also questions from the audience. Perfect. All right, welcome back, friends. I hope you had a refreshing break. As promised, in this second half, we're going to drill down and focus on one of those
evidence-based ways of personalizing psychotherapy. In questa sezione. Oh, go ahead. In questa sezione parleremo nello specifico di come utilizzare uno strumento evidence-based per personalizzare il trattamento. And that concerns personalizing to patient preferences. In fact, you could see there the cover of a forthcoming book by Mick Cooper and I on this very topic. E di conseguenza questo si riferirà a come personalizzare la terapia alle preferenze del paziente. Nella slide potete vedere la copertina di un libro al quale il dottor Norcross ha collaborato con Mick Cooper a questo proposito. As you can certainly predict, research indicates wide variations in clients' preferences about psychotherapy. E come potrete immaginare, la ricerca indica delle variazioni molto ampie nelle preferenze dei pazienti nei confronti del terapeuta. Here's the response distribution to a single item, which asks, I would like the therapist to allow the therapy to be unstructured, and at the other pole, give structure to the therapist. Questa slide dimostra la risposta a un singolo item che prevede la risposta del paziente alla domanda vorrei che il terapeuta conducesse una terapia strutturata o non strutturata. This slide shows patients' strong preferences for focusing on their future or focusing on their past with a perfect normal or Gaussian distribution. In questa slide invece vediamo la forte preferenza del paziente nei confronti del focus che il terapeuta dovrebbe avere sul futuro del paziente o sul passato. E qui possiamo vedere la classica curva a campana per questa risposta. I could show you 30 more of these slides, but the point is evident to any seasoned therapist. Patients come in preferring different ways of working. E potremmo andare avanti con altri esempi, ma quello che si evince è che i pazienti presentano delle preferenze del tutto peculiari. And of course, we can say the same thing for psychotherapists. E questo lo possiamo dire anche per i terapeuti stessi. So if we were at a live workshop, I'd give a copy of the book to the first person who correctly identifies this quote, which we'll have Sylvia read. E se fossimo in presenza, ci sarebbe una copia del libro destinata a chi può rispondere a questa domanda. E è il cliente che sa ciò che lo affligge, in quale direzione vuole andare, quali sono i suoi problemi cruciali, quali sono le sue esperienze che sono profondamente sepolte e inizia a essere chiaro che a meno che non sia nella posizione di dover dimostrare la mia intelligenza e esperienza accademica, piuttosto dovrei essere propenso a basarmi su quello che è il cliente che desidera per la propria direzione e direzione in questo processo. So it wasn't Skinner. It wasn't no, it was Freud. Rogers. It was Rogers. It was Carl Rogers. Yes, indeed. If we had only listened to him. Now, of course, Carl Rogers is an interesting dialectic when it comes to patient preferences. Rogers è interessante da prendere in considerazione quando si tratta delle preferenze del paziente. He would follow the patient's preferences and lead in terms of content and topics. Lui seguirebbe Carl Rogers che sia il paziente stesso a condurre il terapeuta all'interno dei contesti e dei contenuti di ciò che si vuole affrontare in terapia. So, but he fiercely rejected attempts
for his actual practices or interventions. E di conseguenza si basa proprio su questo ciò che è il suo intervento terapeutico. He absolutely honored and followed patients' content, but he did not follow their preferences for the type of therapy. Allo stesso tempo riferiva al contenuto di preferenza del terapeuta, del paziente, ma non allo stesso tempo utilizzava però una sola tecnica terapeutica. As with all pioneers, though, he wasn't supposed to say the last word, he was supposed to get us started. E di conseguenza, in quanto pioniere di questo movimento, non ci aspettiamo che sia lui a dire l'ultima parola, ma è stato sicuramente un punto di partenza. So how do we assess patients' strong preferences? E quindi come possiamo identificare le preferenze dei pazienti? Although we have our favorites, the most important is to assess them and to start the dialogue. Quindi questo è un punto di partenza per iniziare il nostro dialogo con il paziente. You may ask during the initial intake or contact, other people prefer to add items to a written life history questionnaire. E quindi questo può essere svolto durante l'inizio del colloquio, oppure altri preferiscono aggiungere alcuni item a un questionario sulla vita del paziente. But we strongly recommend that you assess preferences after you evaluate the patient's treatment goals. Ciò che è raccomandato fare è quello di comunque aggiungere le preferenze del paziente una volta stabiliti gli obiettivi terapeutici. First establish where you're trying to get before you jump to the how to get there. Quindi prima è importante stabilire dove si vuole andare con la terapia prima di stabilire come bisogna raggiungere l'obiettivo. Therapy experienced patients typically have strong vocal preferences on what's worked and not worked for them in the past. Pazienti che hanno già un'esperienza di terapia alle spalle hanno forse più materiale appunto da poter fornire al terapeuta su come vorrebbero che essa fosse, che la terapia fosse condotta. But therapy naive clients usually don't have immediate answers, and in that case you can ask what they experience is most helpful from friends or family members. E di conseguenza ha invece pazienti che sono nuovi al contesto terapeutico forse non hanno delle preferenze strutturate da poter portare in terapia e così si può chiedere loro cosa ricevono di positivo e più d'aiuto dai loro amici o da appunto in altri casi da precedenti terapie. We ask our patients directly in session as we think this is part and parcel of the relationship and the therapeutic work. E noi lo chiediamo direttamente durante la terapia, poiché focalizziamo questo tipo di domande e di informazioni come anche materiale terapeutico. But when you ask, please help your trainees ask in a confident and strong tone. E quando viene chiesto, soprattutto quando istruiamo nuovi terapeuti, bisogna comunque conservare un tono molto sicuro nel fare queste domande. Both Mick Cooper and I have encountered some hilarious but also disastrous results when we did not practice with our trainees. E questo viene sottolineato perché è importante fare i futuri terapeuti, i nuovi terapeuti in pito. One of my young psychiatric residents, without practice, went and asked a male patient how she should do psychotherapy. The patient turned like a quizzical dog, like, and said, "Shouldn't you know what you're doing?" E questo è successo in particolare, questo è un esempio che ha fatto, e una terapeuta chiese a un suo paziente
come avrebbe dovuto svolgere la terapia e di conseguenza il paziente non aveva la benché minima idea. So now we help them with what's called a prep or a preparing a patient with a short explanation. Ed ecco perché abbiamo deciso di preparare a questo genere di domande una struttura per essere seguita. For example, I would say something like, well, now that we've established that your goal is to become less depressed and to get out of the house more, may I ask you some questions about how we may get there? E questo esempio è direttamente una domanda al paziente. Quindi adesso che abbiamo stabilito che vogliamo ridurre i tuoi sintomi depressivi e farti uscire un po' più di casa, come possiamo portarti a questi risultati? I'll say something like, I've been conducting and researching psychotherapy for 40 years now. And if I learned anything, it's to listen how you think we can best use psychotherapy. E quindi un'altra cosa che il terapeuta può aggiungere per poter spiegare al paziente qual è l'interesse di questa domanda è che nonostante il terapeuta abbia un'esperienza e una conoscenza in base al suo tempo appunto di operato, è comunque più al paziente viene detto che è comunque più importante sapere come la terapia può aiutare la specifica persona che sta davanti, il paziente. I'm the expert on psychotherapy. But right now, you're the expert on what would be most likely be effective for you. Quindi io posso avere esperienza in psicoterapia, ma tu, paziente, sei la persona più esperta riguardo a ciò che la terapia può aiutare te e quindi quali sono le situazioni specifiche che potrebbero aiutare te in particolare. We then ask these two broad questions seen here in bold. Quindi noi facciamo le successive due domande che vediamo in grassetto nella slide. First we ask, do you have any strong preferences for how psychotherapy is done? Quindi per la prima cosa possiamo chiedere se il paziente ha una forte preferenza in come la terapia può essere eseguita. We don't ask all the others unless the patient doesn't have any particular responses at this point. E non andiamo oltre se il paziente non ha una specifica preferenza in questo caso. And please ask about strong preferences. We're not interested in, how you say, meds? No, we want strong, vibrant preferences that will prove important. Questo dobbiamo focalizzarci su una preferenza forte, non su qualcosa che è a metà tra una e l'altra, deve essere molto forte. And the second broad question, probably hailing from my early psychodynamic training, is to inquire what the patient would dislike, or I sometimes ask what they would fear. E la seconda domanda sarebbe rivolta invece a ciò che il paziente non preferisce, ciò che non piace al paziente, oppure ciò di cui il paziente ha paura. Here your theoretical orientation will probably lead you to shape the question. The psychodynamic relational will want to ask what do they fear, triggering a little more of the deep brain, whereas the cognitive behavior therapist might just like to ask dislike, more of a conscious thought. E quindi questo potrebbe, questo tipo di domanda potrebbe essere influenzato dal modello teoretico di appartenenza, dove in un approccio psicodinamico si potrebbe puntare più sul significato che su quello che suscita questa domanda proprio a livello esperienziale ed emozionale di cosa ti può spaventare, cosa ti spaventa, e invece in un contesto più cognitivo potrebbe essere semplicemente riferito al contenuto. It really depends on whether you wish to primarily act
activate the amygdala or prefrontal lobes. E di conseguenza questo influisce anche sull'intenzione di poter attivare eventualmente o l'amigdala o la corteccia prefrontale. And you can also see there can be some follow-up prompts if the patient doesn't quite know how to respond. E ora possiamo vedere anche il fatto che successivamente possono esserci dei suggerimenti da poter dare al paziente se questi sembra non riuscire concretamente a rispondere alla nostra domanda. For research and clinical purposes, some people have tried to develop written preference measures. E per obiettivi sia clinici che di ricerca sono stati sviluppati anche dei metodi scritti per poter arrivare a conoscere le preferenze del paziente. Here are three extant measures largely used for college counseling. E qui ci sono presentate tre diverse misure delle modalità di misura delle preferenze. Usate più che altro nel counseling. We found these not particularly useful for our practices, so we set out to develop our own inventory. E di conseguenza, non trovando del tutto utili questi precedenti tre metodi, è stato sviluppato questo questionario. The Cooper-Norcross Inventory of Preferences, or CNIP, is brief, reliable, multidimensional scale of patients' preferences. Il CNIP è breve, affidabile e multidimensionale riguarda le preferenze del paziente in terapia. It's 18 items, yield 4 scores on directiveness, degree of intensity, past versus present, support versus challenge. E sono 18 item che completano 4 score, sono rispettivamente la direttività del terapeuta, il grado di intensità emotiva, un'orientazione al passato o al presente e la sfida rispetto al supporto. It's free and in the public domain through Creative Commons. È completamente gratuito. And it's been translated in 10 languages, and a special shout out, it's translated into Italian, and on this call we have people been using it, so thank you. È stato tradotto in 10 lingue e ultimamente anche in italiano, e le persone che sono presenti a questo incontro che attualmente lo utilizzano, un grazie. If we were in person, I would actually have you complete it for yourself, just to give you the experience of what a patient is going to do. E se fossimo di persona, avremmo ricevuto il questionario da poter compilare per sperimentare in prima persona di cosa si tratta. It's quick, it's easy, and the patient acceptance rate is higher than practically any measure we've ever investigated. E è molto veloce, è semplice e apparentemente anche nei confronti della pratica clinica è risultato molto molto utile. And that's probably expected since it's entirely about the patient. E ce lo si può anche aspettare in quanto è proprio completamente riferito al paziente. It takes less than 5 minutes to take, to score. And then, most importantly, it initiates, stimulates the important discussion about what should happen. E richiede solo 5 minuti sia per essere compilato che per essere valutato, ed è assolutamente un ricco punto di partenza per poter sul quale poi poter basare il discorso sulle preferenze del paziente. There are common concerns, so I've addressed them here. The first Ovviamente ci sono dei dubbi che adesso andremo a toccare. As you probably experienced, people who've been in therapy are quite vocal and eager to tell you about what worked.
But the inexperienced patient may say, I don't know. Ovviamente, come ci si può aspettare, persone che hanno, come dicevamo prima, un'esperienza di precedenti terapie possono avere molto di cui parlare riguardo a ciò che ha funzionato o potrebbe funzionare nelle loro aspettative, ma coloro che invece si sono appena iniziati alla terapia spesso possono rispondere di non saperlo. In the latter case, we validate, normalize, and say we can talk about this later, or we can ask about what you get from a good friend. E di conseguenza, nell'ultimo caso, dove abbiamo appunto un paziente nuovo alla terapia, possiamo validare questo vissuto e chiedere loro di eventualmente parlarne successivamente, oppure chiediamo loro che cosa ricevono, cosa provano nel momento in cui un loro caro amico dà loro aiuto. It sounds so much better when you translate it, Sylvia. Thank Go ahead you. And say it though. Say it to everyone. What should I say now? Sorry, John. Please tell everyone. No, okay. It sounds so much better when you translate it than when I say it. Please, you made me so embarrassed. Lo dico per rispetto e dovere di cronaca, ma sembra suonare meglio quando lo traduco, ma sarà solo perché l'italiano suona un po' come una canzone. On occasion. I told them that it's because Italian. Okay. Yeah, on occasion, I told them because in Italian it sounds more like a music when we talk, so maybe that's right. Because. Thank you, by the way. On occasion, patients may miss one of the 18 items, and if they miss an item, you can't score that scale. So we just say, what's the difficulty on that item? And usually that resolves the problem. Nel caso in cui ci siano degli item non completati, questo impedisce lo scoring di quella scala specifica, però questo può essere risolto direttamente chiedendo al paziente qual è la difficoltà nel rispondere a quegli specifici item, e questo molto spesso risolve il problema. The CNIP contains some negative responses, since it goes from +3 to -3. So on occasion, some patients will need a little help scoring the scales because of the negative items. Ci sono alcuni item che prevedono una risposta negativa perché alcuni si rapportano sulla scala appunto di -3 e +3, perciò alcuni pazienti potrebbero necessitare di un aiuto nel completamento di questo perché potrebbe sembrare non intuitivo. The CNIP is normed or standardized on US and UK populations. E i risultati sono stati normalizzati alla popolazione della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America. In which 50% of responses will fall in the average range. Dove il 50% delle risposte sono state riscontrate nella media del totale. So preference in either direction is normed to be high, 25% of the people who answer that item, and low, 25% of the people. E quindi di conseguenza le risposte più alte vengono riscontrate nel 25% della popolazione e le risposte meno alte sono riscontrate nell'altro 25% della popolazione. As a natural result, for some patients, all 4 scale scores will fall in the average range. E quindi potrebbe succedere che per una gran parte della popolazione alla quale si può sottoporre il questionario, una gran parte di questa potrebbe rispondere con si potrà poi fare uno scoring che darà un risultato nella media. They may not have strong preferences, instead we characterize this profile as balanced and flexible. Di conseguenza potrebbero o non avere delle forti preferenze, potremmo di conseguenza dedurre che sono degli individui che hanno delle preferenze da un altro punto di vista bilanciate, equilibrate. Alternatively, the patient's strong preferences may not be reflected in those 18 items, but in the longer open-ended list. E un'alternativa invece è che le preferenze forti di questi soggetti non si riflettano in questi 18 items, ma potrebbero piuttosto essere approfonditi in una lista più lunga successiva.
Here you can see on the right-hand side those open-ended questions for other strong preferences. E di conseguenza qui possiamo vedere questa lista di domande a risposta aperta che susseguono subito dopo gli 18 item. Mick Cooper and I typically have patients circle any of those items for which the patient feels quite strongly. E quindi si chiede al paziente di segnare quali item di queste domande rappresentano una preferenza forte. And typically they'll circle two, maybe three of them. E normalmente vengono selezionate due o tre di esse. So here's a quick example of how the CNIP, directed therapy, and according to Mick Cooper, who was a psychologist in this case, saved the patient from dropping out. E ecco qui un esempio di come utilizzare il CNIP da parte del dottor Cooper l'abbia aiutato nel evitare il drop out di un paziente. And you'll recall from our earlier review that honoring patients' preferences modestly increases therapy success for everyone, but also reduces dropout by almost half. E di conseguenza ricordiamo ciò che è stato detto prima nella prima parte della sessione di quanto sia importante riferirsi alle preferenze del paziente sia per quanto riguarda il risultato che per l'importanza che ha e il risultato che ha nel diminuire di metà i dropout. So in this case, Martha came into psychotherapy and in the early sessions explored domineering relationships, relationship with a negligent mother, difficulties expressing her vulnerability to others. E in questo esempio vediamo Marta, una ragazza che agli inizi della terapia ha riportato una relazione dominante nei suoi primi anni, nei suoi primi vent'anni, una relazione con una madre negligente e delle difficoltà in mostrare le sue vulnerabilità. Mick Cooper is the therapist, thought the sessions were going well, but when he administered the alliance and the session scales, he discovered Marcia did not think things or their relationship were particularly good. They were so-so. Ok, i risultati dei questionari sull'alleanza e la soddisfazione della sessione terapeutica erano non alti, non bassi, ma abbastanza nella media. He re-administered the CNIP and discovered, as you see over to the right here, that Martha strongly preferred a focused challenge. E quindi è stato risomministrato il questionario al paziente e alla fine si può evincere dalle risposte al questionario che Martha ha una forte preferenza per la sfida focalizzata da parte del terapeuta come modalità. But Mick Cooper's standard response is largely humanistic or Rogerian. Però il metodo che normalmente il dottor Cooper utilizza è più umanistico. So at the beginning of the fourth session, 1 minute in, Mick said, and then Martha, Sylvia, maybe you could just read. Yes. Quindi nel quarto incontro, a 1:32, il dottor Cooper dice: e c'è un modo in cui io possa aiutarti? Ho visto che nel compilare il questionario desideravi della struttura. Ti sembra poco strutturato? E Martha quindi risponde: un po' troppo destrutturato. Penso che non so di cosa parlare. E quindi degli aiuti potrebbero essere efficaci, cioè aiutarla quindi con degli suggerimenti. Later in the same session, let's just summarize this. Mick is asking how we can help this go better,
Quindi, quindi nel, avanti nella, nella sezione, il dottor Cooper chiede come possiamo quindi concretamente aiutarti a fare, a rendere le cose più facili. And Martha, down here, three from the bottom, says, yeah, it's just things that I don't like to admit to myself and haven't really admitted out loud to people and don't want to talk about at all. But she was acknowledging she needs to talk about those things. Quindi Martha risponde che ci sono delle cose che non mi sento di ammettere a me stessa e non ho veramente mai ammesso a voce alta e di certo non ne voglio parlare, però è arrivata a realizzare che ne volesse parlare, ne avesse bisogno. Mick Cooper attempts to personalize psychotherapy and pushes the client, and it works out well. E quindi il dottor Cooper prova a personalizzare la terapia e a dare del, dei suggerimenti e anche un po' a spingere il paziente. E questo si è rivelato essere produttivo. At the very end of the session, Martha says, things come out better when coaxed. I think I just have that sort of brain. E quindi Martha risponde che forse le cose vengono fuori meglio quando vengono, vengono sollecitate. E quindi penso di avere quel tipo di mentalità che appunto abbia necessità di essere sfidata e sollecitata. At the conclusion of psychotherapy, Martha wrote, had her therapist not pushed or challenged her a little more, she would have dropped out of this therapy, as she had her three previous therapies. E questo Martha lo dice, dice proprio di aver beneficiato di essere stata spronata e spinta, perché è così che non avendolo fatto i precedenti terapeuti hanno purtroppo portato al risultato di Martha lasciare la terapia prematuramente. Just because a patient requests it doesn't mean we necessarily have to provide it. Quindi solo perché un paziente ci chiede qualcosa, questo non significa che dobbiamo necessariamente darlo. But the research compellingly indicates we need to address it explicitly. Però la ricerca sottolinea che dobbiamo farne riferimento in maniera esplicita con il paziente. Once patients' strong preferences are assessed, there are essentially five choices the clinician can make. E una volta che vengono indagate appunto le preferenze del paziente, ci sono cinque cose specifiche che possiamo fare come prime scelte. And Sylvia, how about if you just read? Mm-hmm. Allora, si possono adattare durante la terapia appunto le preferenze del paziente, probabilmente non più di due alla volta, e si possono adattare inizialmente le preferenze del paziente, successivamente esaminare il progresso e rivalutare queste preferenze. Si possono adattare le preferenze in modi che sono concordi con la nostra esperienza, l'evidenza di ricerca e anche fattori etici importanti. Si possono rispettosamente discutere quando forse accomodare queste preferenze con il paziente potrebbero impedire il progresso terapeutico o l'outcome terapeutico. Oppure si potrebbe aspettare e pazientare a investigare queste preferenze per un tempo limitato all'inizio dei primi episodi terapeutici se ci sono delle motivazioni cliniche più urgenti da stabilizzare in prima analisi. John, can I ask you, how could we, what does the fourth point actually addresses? Okay, I'll come back right to that. Yes. Okay, thank you. Number one and two are by far the easiest. The patient and therapist agree to engage in the strong preference. So what's not to like? Everybody's happy.
Quindi nei primi due casi il terapeuta accetta e si impegna nel includere le preferenze del paziente all'interno del contesto terapeutico. Number three takes the kernel, I hope that translates, the core of the patient's preferences, but is adapted or modified a little so it fits the clinician or the research evidence a bit more. Quindi nel terzo punto invece viene presa una preferenza sostanziale del paziente, ma questa viene presa in maniera, mi verrebbe da dire, grezza in un certo senso, per poterla adattare anche sull'esperienza del terapeuta o sull'evidenza clinica. So here's a recent example. A Latino patient consulted me, and in her culture, and as part of her strong preference, she preferred at the end of a session to be a physical hug. E questo è successo, per esempio, con un paziente di origini latine, quando alla fine dell'esperienza terapeutica il saluto finale, il modo di chiudere la terapia, è stato richiesto dal paziente di essere potenzialmente fisico, quindi eventualmente proprio con del contatto fisico. But my clinical training and our research ethics frown on that, as it can be readily misunderstood. It becomes an ethical and counter-transferential problem. Però in questo, nel caso del dottor Norcross, questo poteva rappresentare una contraddizione rispetto al suo orientamento teoretico, che prevedeva dei confini anche di carattere etico al poter permettere questo tipo di scambio con il paziente. Thus, we addressed it in session. She understood the difficulties that hugs might beget, and instead, she accepted my adaptation of giving her lots of verbal hugs and support. E quindi, avendo avuto la possibilità di parlarne, discuterne in terapia, la paziente ha avuto modo di lei stessa adattarsi alla controrisposta del terapeuta alla sua richiesta, e quindi di conseguenza hanno terminato d'accordo sulla possibilità di, invece che un fisico abbraccio, di poter accettare come uno stesso abbraccio delle parole, una versione verbale di affetto dimostrato. Choice number four here proves the most difficult for the therapist and the most disappointing for our patients. Il punto 4 è una delle più difficili per il terapeuta e uno dei più anche che potrebbe dare della delusione al paziente. We try to explain in empathic terms why we cannot accommodate the patient's strong preferences. Quindi cerchiamo di spiegare in modo empatico al paziente perché non possiamo soddisfare le loro preferenze. Because we believe that runs counter to ethics, counter to the research, and it would likely lead to worse results. E questo perché potrebbe essere contraddittorio all'etica, alla ricerca, e quindi potrebbe addirittura portare a un ostacolo al progresso e alla buona riuscita del trattamento. These are instances in which the patient's strong preferences may strengthen the difficulty or actually deepen the pathological, pathogenic relationships. E questo è perché sono magari dei tratti delle preferenze che potrebbero essere molto collegate alla natura patologica della domanda terapeutica, e potrebbero anche andare ad approfondire questo carattere patologico di alcuni aspetti, alcuni pattern della richiesta. As awkward as discussions are about primary choice 4, the research indicates this helps people stay in treatment or to make a differential referral elsewhere.
E quindi di conseguenza questo, questi primi quattro punti sono anche se così, possono sembrare così banali, però sostanzialmente contribuiscono al prevedere se la persona resterà in terapia o se invece la lascerà. So that I privilege your questions, I'll just mention these slides in passing and then I'll be sending them on. Ok, come detto prima, anche queste slide verranno poi inviate a tutti, quindi anche quelle saltate poi avremo modo di poterle riguardare. People who accommodate patients' preferences are better at retaining clients and having less dropouts. Come detto prima, le persone, appunto i terapeuti, che includono nella loro pratica clinica il poter accomodarsi alle preferenze del paziente, hanno una popolazione appunto di pazienti più duratura, di lunga durata, e diminuiscono appunto i dropout. And I wanted to, here's some thoughts about using the CNIP in supervision. Questi sono alcuni esempi invece di come poter utilizzare il CNIP in supervisione. And I always note that there are times that strong preferences would not be paramount. E ci sono anche dei momenti in cui le preferenze forti non sono fondamentali. So let me finish with a few limitations of what I presented and some closing words. Ecco che adesso per concludere presentiamo alcune delle limitazioni a questo approccio. I'll reiterate it. Just because patients want it doesn't mean you provide it. E di nuovo, solo perché il paziente lo desidera, questo non significa che siamo obbligati a soddisfarlo. Ethical, transferential and legal constraints always operate. Sicuramente anche dei limiti legali ed etici contribuiscono all'impossibilità di applicare questo metodo. And again, probably owing to my relational training early on with the late Hans Strupp, I am particularly concerned when we're honoring patient preferences that would recreate or strengthen their pathogenic relationships. E di nuovo appunto anche prima, nell'esempio fatto prima, uno dei motivi anche più sentiti sono proprio quelli per i quali un certo tipo di assecondamento nei confronti di una preferenza potrebbe andare a implicare un peggioramento dei sintomi e un perpetrare del tratto patologico della richiesta. And sometimes we simply need to tailor the tailoring as shown here. Quindi a volte dovremmo proprio personalizzare ciò che è personalizzabile, come è dimostrato in questo tratto. Your client will vary in how much they want to talk about preferences. E quindi anche lo stesso avere una preferenza nel parlare di preferenze potrebbe variare tra i vari pazienti. Importantly, please remember you're matching to the patient's preferences, not unwittingly or unconsciously to the therapist. E quindi questo è molto importante da tenere in considerazione, ovvero di orientarsi verso il soddisfare le preferenze del paziente e non inconsciamente quelle del terapeuta. For good reason, because there are profound group differences between what therapists prefer in session and between what their patients prefer. E questo perché lo sottolineiamo perché ci sono effettivamente dei gruppi molto solidi che differenziano alcuni terapeuti cosa preferiscono in termini di quali pazienti e quali pazienti cosa preferiscono in termini di quali terapeuti. The principal differences here, friends, occur on the amount of directiveness sought and the degree of emotional intensity. E la principale differenza che contraddistingue questi gruppi è relativa alla direttività del terapeuta e al grado di intensità emotiva che si tocca all'interno della terapia. So in an article last year Mick Cooper and I published, we consistently found
that mental health professionals prefer to be far less directive in session than their patients prefer them to be. In una ricerca, appunto, si è poi riscontrato che i professionisti, i terapeuti, preferiscono essere meno direttivi di quanto in realtà i pazienti vorrebbero. This is one of the reasons for the success or the popularity of cognitive behavioral therapists, because their higher level directiveness directly matches clients' preferences. E questo è uno dei motivi per cui la terapia cognitivo-comportamentale ha così tanto successo, perché probabilmente appunto essere più direttivi matcha con la richiesta dei pazienti che necessitano di questa direttività. And in terms of effect sizes, these are large. You may notice the mental health professional preferences barely touch the two patient samples. E questo è una grandezza dell'effetto molto ampia, dove possiamo vedere che però che la preferenza del terapeuta quasi è al limite con invece quella che è del paziente. We also find the same for degree of emotional intimacy. The mental health professionals are far more accomplished, experienced in a most degree of intimacy, but the laypersons prefer it not quite be so intense. E questo si riscontra anche nell'intimità e intensità emotiva, dove il terapeuta ha una preferenza molto più alta di coinvolgimento, dove invece il paziente ne riporta una più bassa. So, just a few final words and then discussion. I think about personalizing psychotherapy as part of the Hippocratic Oath, where we rediscover the patient's totality. Riscoprendo la totalità del paziente, si torna con il provvedere appunto alle preferenze e alla personalizzazione della terapeuta a una moderna versione del Hippocratic Oath. It says in part, I will remember I do not treat a fever chart, a cancerous growth, but a sick human being. And we do so with robust evidence from a relational science. E questo si può riassumere dicendo che non si tratta di trattare uno specifico disturbo, una malattia, ma una persona, un essere umano che soffre, che sta male. E questo lo possiamo fare grazie anche appunto una robusta evidenza data dalla scienza. So which therapy works best? It depends. It depends in particular on the client, on both their diagnostic and their transdiagnostic features. Quindi quale terapia è la migliore? Quale terapia funziona meglio? Dipende in particolare dal cliente, dal paziente, sia in termini diagnostici e in termini di caratteri transdiagnostici particolari del paziente. And this represents the sea change, certainly during my career. When I began, therapists would essentially say, here's what I offer, you can take it or you can leave. By contrast, today we respectfully ask, what would work best for you? E questo si traduce con, non si tratta di offrire qualcosa, tipo questo è ciò che io offro. Prendi o lascia in questo senso, ma cosa posso far funzionare, cosa posso offrirti che funzioni meglio per te in particolare. Now many of you may be asking, well, doesn't the dodo bird apply here? But the dodo bird applies to groups. Here we're talking about personalizing to the individual. Alcuni si potranno chiedere se il dodo bird si può inserire in questo contesto, ma il dodo bird funziona per gruppi, e quindi gruppi di disturbi, e non alle persone individuali che noi invece stiamo prendendo in considerazione oggi.
So when we successfully personalize psychotherapy, friends, there's a host of benefits that will accrue. E quando noi quindi di conseguenza personalizziamo la terapia al paziente, ci sono tante cose che possono essere riscontrate come dei benefici. First, we will reclaim the quintessential psych in psychotherapy. Quindi richiamiamo, riportiamo alla luce il termine psych di psicoterapia. We will also transcend the limited and divisive diagnosis-only approach to treating clients. E quindi andremo molto oltre al limitativo e limitante e approccio focalizzato solo sulla diagnosi. We will reestablish the primacy of relationship in clinical work. Risottolineeremmo l'importanza della relazione terapeutica nel lavoro clinico. We will actualize the clinical reality that patients differ and those individual differences prove effective. E quindi di conseguenza riguadagneremmo realtà dal punto di vista delle differenze che esistono tra i pazienti e potremo far fronte alla realtà dei fatti che ogni paziente risponde diversamente da altri. And most importantly, we will do psychotherapy even more effectively when we personalize in these ways. E cosa molto più importante, condurremo una terapia molto più efficace e quando appunto ci si focalizza sulle preferenze del paziente. Grazie. Thank you. Thank you, John, for this amazing presentation. It was very interesting, very stimulating. I would ask to the audience if there are some questions for you. I have a couple of questions, but first I want to see if there are other questions. I think maybe also Victoria has some questions for you. Yes, I have. Please go ahead, Gianluca. A couple of brief questions, John. I really like the construct of responsiveness in psychotherapy. But I think responsiveness is linked to a therapeutic relationship. So I know that there's a first volume of your book on therapeutic relationship. So for example, I think that we have evidence that there are some relationship aspects which are very important in promoting responsiveness in therapy. For example, I think the alliance ruptures and repair are very important. So I think that a responsive therapist is a therapist who is able to manage alliance ruptures and repair. Yes. Do you think there's a link between client preferences and alliance issues in psychotherapy? Or there are some studies which try to link the alliance constructs and the management of alliance in session and client preferences? May we translate the question before you answer, John, please? Of course. Thank you. Gianluca, non so se preferisce tradurre lei la sua domanda o... Sì, sì, ve lo dico io. Chiedevo di questo concetto di responsiveness, che è un concetto interessante su cui adesso comunque si inizia a fare molta ricerca. Cioè, quanto il terapeuta è... in italiano potremmo dire no, responsivo rispetto ai bisogni del paziente in terapia. E questo dicevo che è legato anche comunque ad aspetti relazionali della relazione terapeutica.
Come John ci ha detto, nel suo libro in realtà c'è anche tutto un primo volume sulla reazione terapeutica, di cui qui per motivi di spazio lui non ha parlato, e però sarebbe utile capire se poi in questo modello che lui sta portando avanti c'è la possibilità anche di vedere come le preferenze del paziente comunque si vadano poi a incontrare con gli aspetti relazionali della terapia. Ok. Well, second question for the meantime, I'm sorry. They're asking me to ask if we can stop the presentation so we can see the grid with all the participants, if you don't mind. It's fine with me if it's fine with Gianluca and Vittoria. Yes. Sure. Yeah. Maybe it's not fine for the cat. Thank you. Okay. Well, there were lots of questions in that comment, Gianluca. First, absolutely, responsiveness is embedded and related to the broader therapeutic relationship. If I had my preferences as an author, these would still all appear in a single volume, but it would just become too big. Do you want to translate that, Sylvia? Yes, of course. Quindi in questo caso è proprio una questione di sfaccettature che rendono l'argomento molto più ampio, però in verità la responsiveness è proprio concretamente all'interno della relazione terapeutica. Secondly, I believe many of the individual elements or components of the therapy relationship could be equally recast and put in volume two if you just changed the title a bit. For example, go ahead. Yeah. E allo stesso tempo, proprio tutte queste sfaccettature e fattori che sono compresi nel concetto di relazione terapeutica potrebbero equamente essere introdotti nel volume 2 se solo si cambiasse un po' il titolo. Per esempio, to take three quick examples, one of which you've already anticipated. Identifying and managing rupture repairs could certainly be seen as a responsiveness. Managing countertransference within session could easily be part of responsiveness. How do you deal with difficult negative emotion producing patients? Even support, which we think should be just offered to everyone, the moderator analyses find very clearly that there's some patients will actually get worse with too much empathic support. For example, patients suffering from paranoia, suspiciousness, particularly defensive. You want to be less supportive in the classical sense. So I believe virtually every effective therapy relationship behavior can be cast as a form of responsiveness or adaptation. Tre esempi per esemplificare tutto ciò sono per esempio appunto le rotture dell'alleanza terapeutica e di conseguenza il gestirle, il far fronte alle rotture, anche gestire il counter transfer, dove ci sono magari situazioni di alta intensità negativa da parte appunto del paziente, o per esempio un altro aspetto è il supporto generalmente inteso da poter essere dato a tutti, ma ci sono dei pazienti che non potrebbero beneficiarne di questo supporto e anzi potrebbero peggiorare, come per esempio pazienti che soffrono di paranoia piuttosto che di forte sospettosità. Ricevere meno supporto potrebbe dare loro invece benefici più alti, e potremmo quindi in totale riassumere che ogni efficace gestione e accomodamento della relazione terapeutica potrebbe essere inclusa nel concetto di responsiveness.
Gianluca, other comments or questions? I also have another brief question, but I don't know if Vittorio wants to ask something. My first question was about therapeutic alliance, but Gianluca has stolen it, and I'm satisfied with your answer. So my second question, it's about diagnosis, because it's my favorite field. I was very impressed by the beginning of your talk when you say that you are more interested in what the patient is than what a patient has. And this is exactly the line I wrote with Nancy McWilliams in the PDM Psychodynamic Diagnostic Manual introduction for explaining why we have a different perspective on diagnosis. So I hope that when you list focus on diagnosis among the limits of certain approach, you are referring to descriptive DSM-like kind of diagnosis, because my idea of diagnosis is closer to the case formulation. So my question is, could you tell us something more about the relationship between preferences and diagnostic profile? Also because I think that, but you already said that in a certain way, there are patients that are a bit displaced when they are asked about their preferences, even directly or indirectly. And for example, I also think about adolescents, that sometimes they look for something, of course, not directive, but in a certain way, helping them to guess and to detect their own preferences. So something that my question is about some the moment of life of the patient, elderly, adolescents, children, or adults, and their diagnosis, not as a list of items, but as a case formulation. Oh, for example, including defense mechanisms. Yes. Traduco velocemente che la domanda si struttura su due aspetti. Una è che tipo di diagnosi viene presa in considerazione quando si fa il ragionamento sul aggiungere e andare oltre la diagnosi in termini di orientare la personalizzazione del trattamento, in quanto la curiosità espressa è più nei confronti di la formulazione del caso piuttosto che la diagnosi specifica come lista appunto di sintomi tipica del DSM. E un altro aspetto di questa domanda è come si integra anche questo, la formulazione del caso e lo stadio di età che, in cui si trova il paziente che abbiamo di fronte, ovvero potrebbe essere un bambino, un adolescente, un adulto o in età anziana, come questi due fattori contribuiscono a orientare e modificare eventualmente la strutturazione di una terapia personalizzata. All right, well, first I absolutely concur that I was speaking of the biomedical approach that primarily relies on symptom clusters as manifested in the ICD and DSM. In fact, I usually present a few slides on that, but I've jettisoned them in the interest of time. So Victoria, when you see the entire slide, you'll see a slide that says just that. Ok, in specifico ci si riferisce a un approccio biomedico e di conseguenza quello che si prende in considerazione è sia il DSM che l'ICD. Ok, so when we talk about the PDM or the relational diagnostic framework or case formulation, I believe that's absolutely consistent with what I presented today. Can you say that? May you go on, please, so I can
Thank you. Give the full response. Sorry. Well, I was going to a new direction. Should I just repeat that? Yes, please. Okay. I thought. So, mm-hmm. Victoria's PDM and relational diagnoses are absolutely part, and case formulation are absolutely consistent with what I presented today on responsiveness or adaptation. Okay. In fact, Victoria, you may remember at Nancy's suggestion, I edited the additional research section on that. That's how impressed I was with the PDM. Thank comunque you. Sia la formulazione del caso che la diagnosi dimensionale sono assolutamente parte del discorso tenuto oggi, sono comunque tenute in considerazione, ci si è specificamente riferiti all'ICD e al DSM. And I have every reason to believe that these patient transdiagnostic dimensions will ultimately converge with case formulation, dimensional typologies, the PDM. Here are a couple quick examples. Attachment style. That's in the PDM. It's a dimensional quality. All therapists are looking at it. We're speaking about it in different ways. The reliability of our assessment is awful on it. But we're all converging on this supremely important and prognostic variable. At some point, it's probably going to take another 5 or 10 years until we all get the same language and the same operationalization, but we'll get there, there's no doubt. Nell'approcciare l'includere i tratti transdiagnostici all'interno appunto della personalizzazione del trattamento, vengono anche appunto quindi di conseguenza presi in considerazione gli stili di attaccamento e tutto ciò che appunto è anche oltre a quello che è il linguaggio unico, univoco e comune al quale mano a mano si spera e nei prossimi 10 anni ci si arriverà, anche se al momento ancora può sembrare frammentato e con posizioni un po' diverse. And if we learned anything from the COVID-19 pandemic, it is that all human anguish cannot be conceptualized as some form of discrete illnesses. This is just a classic mistake, particularly in the United States, that we subscribe to for better insurance reimbursement. No seasoned clinician can think or treat people according to discrete categories. It boggles the mind that we even think that way. E se abbiamo imparato qualcosa dalla situazione attuale, appunto, dalla pandemia di COVID, 19 è proprio che l'angoscia delle persone non può essere categorizzata in un'unica tipologia di angoscia e di sofferenza e quindi che nessun medico probabilmente riuscirebbe a trattare tutte le persone che potrebbero presentare delle difficoltà e della sofferenza nello stesso unico modo basandosi solo su dei dati descrittivi. Instead it will be this convergence on human connection, vulnerability, attachment style, defense preferences, that in the end will largely determine how we get through this, not discrete illness categorizations. Quindi non sono non è il categorizzare dei tratti appunto di sintomatologia che potrebbe portarci effettivamente dare il trattamento giusto, la risposta giusta, quando si devono invece tenere conto delle differenze individuali in termini di, ribadendo, stili di attaccamento, meccanismi di difesa e preferenze di conseguenza. I could rant for hours, but I see we're nearing our time, so let me cease and desist. I think we have some questions more. Questions, John? First from... one has just been extended, so I have about 15 more minutes.
Okay, thank you, John. All right. Antonino Carcione. Eccomi. First of all, thanks to Professor Norcross for his great and very clear presentation. I'm a CBT therapist and I work in particular with personality disorders. And I strongly agree that you have to face with persons and not with diagnosis in this field in particular, and not only in this field. You say that one of the matter of the success of CBT therapists with this some patient is the reactiveness of the therapist CBT. Maybe this is one, but I think that one important thing is the continuous negotiation of alliance in terms of tasks, goals, in a climate of reciprocal confidence. And these have to include, as you said, the preference of the patients. And this is very important for the case formulation. And I think, as Vittorio Lingiardi and you said before, that without a good specific for this person case formulation, is very high the risk of dropout and very small the compliance of the therapy. So this is not a really question, but I want to say that I strongly agree with this approach, and then in CBT, this in particular area of CBT, this is a new trend more than time ago. And I think also that's important to work on to try some specific research for the efficacy of therapeutic relationship that is not so developed. And this is a matter that many people attach sometimes the importance of therapeutic relationship. Nino, ti puoi tradurre per i colleghi italiani? Spero di tradurre quello che ho detto in inglese. In sintesi. Oltre ad aver apprezzato, a dire quanto ho apprezzato la presentazione, dicevo che sono un terapeuta CBT e lavoro in particolare con i disturbi di personalità e quindi sono fortemente d'accordo sulla necessità di lavorare sulla persona piuttosto che sulla diagnosi in sé. E dicevo che è successo, a mio avviso, non è soltanto il discorso della maggiore direttività dei terapeuti CBT, ma che in CBT si è particolarmente abituati e sempre di più lo si fa nel corso degli anni su una continua negoziazione di obiettivi e di compiti e in un clima di fiducia reciproca, secondo la definizione di alleanza di Boarding. E quindi una buona e accurata case formulation deve essere un obiettivo centrale per poter avere un buon successo e non farlo aumenti il rischio di dropout. E quindi va incrementata la ricerca sulla relazione terapeutica e ben vengano degli strumenti che in qualche modo permettano di poter fare qualcosa per misurarla, perché questo rende più forte anche in un periodo di evidence based tutto ciò. So thank you for the kind comments on my presentation. I'll reiterate that it really is a huge group effort every 8 or 9 years, that there's lots of people contributing to these meta-analyses. You know, what's fascinating about the Alliance is that it has an equal impact on every type of psychotherapy investigated. The moderator analyses of those meta-analyses indicate the link between the alliance in CBT is just as high as it is in psychodynamic, person therapy, and solution focus. The alliance applies to all therapies, including pharmacotherapy, medication. The effect size is as high in giving pills. Yeah. Moreover, in the last meta-analysis, the link between a patient alliance and treatment outcome was actually slightly higher for CBT. When asked to explain this, we usually say
if you're asked to do some challenging homework assignment, say exposure, you better have a wonderful alliance before you try that. Sylvia, I'm starting to rant. Translate before I answer the second part. Yeah. It's okay, thank you. Quindi, infatti l'alleanza terapeutica ha un incredibile impatto sul successo terapeutico perché le meta-analisi appunto più recenti suggeriscono proprio quanto un'alta e solida alleanza terapeutica abbia un uguale impatto indipendentemente dalla terapia svolta e dall'approccio terapeutico specifico del terapeuta. E c'è uno studio interessante riguardo appunto questa relazione tra l'alleanza terapeutica e il successo terapeutico nella CBT, cioè si riscontra che si hanno risultati più alti, c'è una grandezza dell'effetto più alta. E un modo di poter spiegare questo risultato è che prima di poter dare a un paziente dei compiti così importanti da poter portare per il successo terapeutico, è bene avere prima una forte alleanza terapeutica. And there is wonderful research concerning the psychotherapy relationship in CBT. For example, the emphasis on collaborative empiricism has been very important. And it's also taught us that whenever you're challenging a patient, be it a thought process or a relational interpretation, one must consistently distinguish between attacking the thought and attacking the person. Almost all that research comes from the CBT stuff. So I see the relationship as truly trans-theoretical or pan-theoretical. It exerts equal influence on every studied system of psychotherapy. Gran parte delle ricerche su appunto l'alleanza terapeutica sono state svolte nel contesto appunto della CBT, come per esempio grazie a delle nuove insight che abbiamo su alcune specifiche componenti della CBT, che è per esempio anche la nozione di attaccare qualcosa che è per esempio John, did you say attacking the fault? Attacking the thought, the belief. The thought, okay. Quindi attaccare il pensiero, la credenza, piuttosto che attaccare la persona in sé, piuttosto che, signor Carcione, il collaborative empiricism, come lo... Empirismo collaborativo. Ecco, quindi anche grazie mille, anche per quanto riguarda anche l'empirismo collaborativo si hanno avuto dei risultati molto, molto significativi che vadano a sottolineare come però comunque l'alleanza terapeutica sia uno di quei fattori transteoretico, addirittura panteoretico, che accomuna tutte le terapie in questione. Do you have time for a last question, John? Yes. I have another training locally at 12, so I'm good. One more. Yeah, yeah. One more. Piero? Just a few questions to Dr. Norton. A quick question. Can you explain when you say preference, if you mean what the patient explicitly wants or tell the therapist? Or rather, it can be seen as an expectation on therapy, which includes also, of course, implicit or implicit motive that the patient may be not aware of. Thank you. Good questions, John. The last. Chi traduce? Piero, puoi dirlo in italiano? Sì, sì, scusate. No, chiedevo se solo una domanda, se cosa intende, se può spiegare cosa intende per preferenza, se solo quello che il paziente dichiara o chiede esplicitamente al terapeuta di quello che vuole, oppure anche si può confondere, insomma, si può sovrapporre al concetto insomma, l'idea di attesa sulla terapia, in cui ci sono anche ovviamente delle motivazioni di cui il paziente può essere non consapevole. So the answer is yes, no, and yes. First,
Expectations are different from preferences. Expectations concern with what the patient is indeed expecting to occur, not what they prefer or would like to happen. And there is a significant body of literature on expectations, which is reviewed, by the way, in volume one. Patients' expectations bear a small but positive relationship to psychotherapy success, but preferences are much more powerful, it turns out. La prima risposta è riguardante la differenza che sussiste tra le aspettative e le preferenze in terapia, dove le prime comunque contribuiscono a un effetto sul quando prese in considerazione su il risultato terapeutico, e appunto di questo ci si occupa in una revisione della letteratura nel volume 1 del dottor Norcross, però si differenziano molto comunque dalle preferenze. Le aspettative hanno sia un carattere comunque conscio che inconscio, e in questo caso comunque le preferenze tornano a stabilire un effetto sul risultato terapeutico più alto delle aspettative. And as to the second question, we do begin assessing preferences by conscious self-report, but we soon gravitate to what the patient behaviorally demonstrates and may or may not be aware of. Mick Cooper and I are somewhat divided on this. Mick Cooper, as a Rogerian therapist, tends to trust patient self-assessment a little more than I do. I say I begin with what patients say, but then the unconscious is so powerful that I don't automatically conclude that's our final answer. The patient's personality and genuine needs will evolve and manifest during subsequent sessions. And that's why we re-administer the CNIP over time. Per rispondere alla seconda domanda, infatti, il fatto che il misurare le preferenze sia attualmente condotto tramite una misura self-report potrebbe poi risultare in alcune discordanze poi in quello che il clinico può vedere nel comportamento del paziente. Ed ecco perché, di conseguenza, si tende a risomministrare ciò che appunto viene chiesto nelle misure self-report, proprio perché all'inizio ci si può affidare di ciò che il paziente comunica in questo questionario, però poi inconsciamente siamo comunque soggetti a verificare ciò che viene detto tramite poi il comportamento che viene esposto. Well, in closing, let me thank you for those great questions. I hope I managed to get over there when this pandemic is over and we can discuss this in greater detail. But I appreciate such penetrating questions, as honestly as I expect from fellow SPR members. That's our interdisciplinary membership of bright and committed people. Quindi ringrazio a tutti per le domande e la partecipazione di così tante persone che interdisciplinarmente stanno collaborando e partecipando a questo incontro di oggi. So till next time, thank you and stay safe. Thank you. Grazie a tutti. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, bye. Thank you, grazie, thank you very much, bye. Goodbye. Thank grazie you everyone. Per grazie tutto a tutti. Quello che ha fatto. Grazie a voi. Buona serata, arrivederci. Grazie Silvia. Ma direi che sono le 6:10, quindi non so se c'è qualcun altro che vuole fare qualche commento conclusivo, oppure terminiamo qui il seminario, che sicuramente è stato interessante perché ci ha portato comunque delle nuove prospettive di interesse su cui lavorare. Vedevo anche in chat si stanno scambiando dei materiali interessanti anche in relazione a queste misure per chi fa ricerca o anche per chi è interessato all'assessment clinico di questi aspetti transdiagnostici. Le slide vengono inviate direttamente qui da
Credo che le invierà a me o a Daniela per email, quindi noi poi ve le giriamo, penso per email sia la cosa più semplice. Quindi sì, appena Norcross ce le inoltre, ve le giriamo immediatamente. Sì, è la cosa più semplice. Va bene, ricordo a tutti che nel link che vi è stato inviato per la votazione era anche presente, e qua parlo soci SPR, era anche presente il link per partecipare all'assemblea. Abbiamo quest'ultimo pezzetto di lavoro comune oggi. Come sapete, tra l'altro, è possibile continuare a votare fino alle 19, dopodiché si chiuderà la votazione per il nuovo direttivo. Quindi se non ci sono domande, commenti, abbiamo teoricamente qualche altro minuto per... non so se qualcuno vuole discutere qualcos'altro, oppure possiamo anche riprendere con chi sarà presente alcune delle idee che ci sono venute ascoltando queste due giornate di seminari in assemblea. Io credo che complessivamente siano state due giornate veramente molto molto ricche, anche devo dire, a parte il PDM, su cui non avevamo dubbi sulla riuscita, perché sono sempre workshop molto molto interessanti sugli aspetti diagnostici, però anche le giornate di oggi, anche quello della mattinata che era sulla nostra rivista Lippo, ha avuto un ottimo livello di partecipazione, si è creata una discussione interessante. Prego Piero. No, volevo solo sapere se per la votazione si scarica la scheda e la si manda a chi? No, no, è un link, Piero. Ti deve essere arrivato un link per mail, quindi tu clicchi sul link e si apre direttamente la scheda per votare. È online il voto. C'è un... aspetta, che questo non l'ho avuto allora. Piero, te la rimando io. Te lo rimando. C'ho il link per l'assemblea. Quello è arrivato. Dovrebbe essere lo stesso link, cioè la stessa email che ha sia il link per la votazione che quello per l'assemblea. È all'inizio della pagina. Se ci sono altri soci che non hanno ancora votato e che vogliono votare, ovviamente controllate se è arrivato questo link, altrimenti scriveteci così lo prendiamo. Io ho avuto un link, io non so se sono gli altri nella stessa condizione oppure distrattamente l'ho buttata, però io ho avuto un link per tutte le sessioni del congresso. Te lo rimando, quello, Piero. Quello era il link relatori, Piero. Me l'ha rimandato io. Ah, gliel'hai girato tu, Nino? Ok. L'ho appena girato. Magari c'è da controllare anche la spam, perché da me era finita tutta nella... Sì. Certo. Posta indesiderata. No, io non ce l'ho. L'ho appena mandata, Piero. L'ha rinviato Nino. Non ho avuto niente. Nino, scusate, non voglio monopolizzare. Dove l'hai mandata, Nino? A che indirizzo? Perché non ho avuto nulla. Porcelli@unic.it. No, non è arrivato nulla ancora. Allora, guarda nella casella spam. No, nemmeno. L'avevo già visto. Nemmeno. La dà come uscita. Piero, te lo mando su WhatsApp. No, guarda, scusatemi, è per un fatto ideologico, non ho WhatsApp. Un attimo, Se su questa chat... Non voti, Piero. Pazienza. Beh, smettiamolo con questo uso privatistico del mezzo. L'ho mandato sulla chat. Privato. Okay. L'ho mandato sulla chat. Va bene, grazie. Va bene. Tutti a dopo. Esatto, direi l'assemblea è convocata per le 18:15, giusto? 18:15, sì. Va bene. Allora, grazie a tutti comunque la partecipazione all'incontro di pomeriggio. Per i soci SPR invece ci vediamo tra 15 minuti in assemblea. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie. Grazie.
Ciao Piero, hai visto il link sulla chat dello Zoom? No. No. Allora, aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Daniela, il microfono aperto. Dani, Daniela,